Ciao a tutti, sono Alexander Dario, bentrovati su Warframe. Allora, ragazzi, c'è voluto un bel po' di tempo, ma finalmente eccomi qui con un nuovo video su Warframe. E in generale, con un nuovo video sul canale. Devo essere sincero, non mi aspettavo che eh, avrei tribolato così tanto con il trasloco, ma effettivamente tra la mia collezione di videogiochi, la collezione di fumetti e tutto quello che ho, devo dire che è stato piuttosto complicato riuscire a traslocare, anche perché la collezione di fumetti e di videogiochi... Sinceramente non l'ho voluta far portare i traslocatori e quindi me la sono dovuta portare io nella casa nuova. Nella casa nuova sono ancora completamente immerso dagli scatoloni, un po' per volta mi sto sistemando, però sto approfittando di questo 25 aprile per finalmente registrare un video su Warframe. Ormai l'aggiornamento Dante Unbound è uscito da un po' di tempo, quindi questo video non vuole essere un video di aggiornamento su Dante Unbound anche perché sicuramente ne sapete molto più voi di me e anzi questo video vuole essere un video fatto un po' al contrario sarà un video un po' particolare forse ma sono io a chiedere a voi informazioni sull'aggiornamento sono piuttosto curioso perché appunto con tutto quello che sto facendo in questo periodo non sono riuscito a seguire molto attentamente che cosa contiene di preciso questo aggiornamento. Ho provato un pochino Dante, se devo essere sincero non ho ancora capito bene come usarlo. Sia le sue abilità che proprio il suo modo di muoversi eh, non sono ancora riuscito a padroneggiarlo. Personalmente mi piace molto esteticamente come Warframe, ma il suo modo di muoversi lo trovo veramente odioso. A parte questo, so che nell'aggiornamento è arrivato anche il rework di Inaros, quindi sono curioso di sapere. Chi di voi lo ha usato come si è trovato con le nuove abilità di Naros se finalmente ha un senso oppure se continua a essere meglio usarlo senza usare le abilità So che c'è una nuova Deluxe skin per Styanax, insomma so che ci sono tutta una serie di novità che però io personalmente non ho ancora avuto modo di affrontare. Quindi ragazzi chiedo il vostro aiuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti come avete trovato questo Dante Unbound, come avete trovato le novità che ha portato in gioco e se sono novità interessanti, se vi è piaciuto quello che è stato aggiunto. O se preferivate fosse stato fatto qualcosa di diverso. Oltre questo, per questo breve video, che è più una scusa per dirvi che sono tornato, anche se non sono tornato, diciamo con un ritmo di video abbastanza assiduo, cercherò di farne uscire qualcuno ogni tanto, ma ancora per un po' di tempo mi sa che sarà complicata la cosa, però ne approfitto anche per vedere i quattro vincitori dei pacchetti da 75 platini del giveaway che vi avevo lanciato nello scorso video ormai più di un mese fa. Quindi spostiamoci su Absorteos e vediamo chi si porta a casa questi quattro pacchetti. Eccoci quindi su Absorteos, questo è il link su Facebook al video delle allerte di San Patrizio dove vi avevo chiesto di lasciare il vostro commento. Sono passati quasi due mesi in realtà da questo video. Mamma mia ragazzi quanto passa in fretta il tempo, soprattutto quando si hanno mille cose da fare. Comunque andiamo a caricare come al solito tutto l'elenco dei vostri commenti. Eccoli qua. E andiamo come sempre a impostare le opzioni per il sorteggio, quindi quattro vincitori, escludiamo eventuali messaggi duplicati e iniziamo quindi il nostro sorteggio. Confermiamo e partiamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ed ecco qua i nostri quattro vincitori. Abbiamo Zekmort che gioca su PlayStation Master Arken, anche lui su PlayStation. Dark Sky 115, che gioca su Xbox. E per ultimo, Good Best Days, anche lui su Xbox. Bene, detto questo, ragazzi, torniamo sull'astronave. Bene, congratulazioni quindi ancora ai quattro vincitori, mi scuso per il ritardo con cui ho fatto questo sorteggio, nelle settimane passate ne avrei potuti fare altri ma appunto non ce l'ho fatta a farli e a tal proposito vi lancio già il prossimo giveaway sempre per quattro pacchetti da 75 platini. Quindi se volete partecipare al prossimo sorteggio lasciatemi come al solito un commento su Facebook nel link apposito in cui rimando a questo video e nei prossimi video probabilmente con l'uscita del prossimo Prime Access di Protea vedremo chi si porta a casa anche quei quattro pacchetti. Bene ragazzi detto questo per questo breve video io direi che è tutto fatemi sapere qua sotto appunto cosa ne pensate di Dante Unbound e piano piano, beh, tornerò a fare video. Quindi alla prossima. Ciao ciao. Anche questa cosa che Dante per salutare deve atterrare a terra e poi ritorna a fluttuare, sinceramente non mi fa impazzire. Potevano studiarsela un pochino meglio. Voi cosa ne pensate? <ride> Detto questo, è davvero tutto per questo video. Ciao ciao.